Ciao Yaji, namaste, benvenuti in questo nuovo tutorial dove studieremo e vedremo un pochino più da vicino una posizione in torsione. Si tratta per l'esattezza di Parivritta Ardha Chandrasana, ovvero la posizione ruotata Parivritta della mezzaluna, Ardha Chandra, mezzaluna. Allora, per studiare meglio questa posizione, possiamo utilizzare diversi supporti. Non è obbligatorio, ma quello che vi mostrerò vi potrà aiutare a sentire al meglio la posizione, nella sua versione finale e a scoprire, quali sono gli effettivi allineamenti in questo asana o asana, che dir si voglia, come volete pronunciare. Allora, cosa può occorrerci? Una sedia, dei cuscini o delle coperte da mettere sopra lo schienale della sedia, adesso capirete perché, ed eventualmente uno o due mattoncini yoga. Ovviamente, come vi dicevo, questo è un tutorial solo esclusivamente su questa posizione. Quindi io mi limiterò a mostrarvi appunto delle opzioni con cui possiamo provare a sentire la posizione, ma magari se volete seguirmi in queste prove, effettuatele magari con il corpo un pochino riscaldato, quindi non subito così a corpo freddo, anche se in realtà la posizione non richiede dei grandi allungamenti, non richiede particolari attenzioni a livello, diciamo così, fisico, ma quello che richiede più che altro equilibrio e un pochino di tonicità a livello, come vedrete, dei quadricipiti, comunque dei muscoli delle gambe che devono tenersi ben saldi, soprattutto per quanto riguarda la gamba d'appoggio, e poi concentrazione, perché comunque è pur sempre una posizione di equilibrio ruotata. Adesso vedrete. Allora, proviamo la prima opzione con la sedia. La sedia deve essere posizionata alla fine del nostro tappetino con lo schienale rivolto verso di noi e io andrò a mettere sopra la sedia sia questo piccolo cuscino, ma anche uno o più coperte ripiegate, perché nella posizione finale, dove una gamba si trova su in linea con il nostro femore, andrò a poggiare l'interno della mia caviglia sullo schienale della sedia e per mantenere una stessa altezza rispetto alla lunghezza delle mie gambe, adesso vedendolo capirete meglio, ho bisogno di aggiungere uno spessore e quindi di alzare un pochettino lo schienale della sedia. Ma se voi avete già una sedia con uno schienale piuttosto alto, magari non avete neanche bisogno di mettere le coperte. Allora, mi posso poi aiutare con dei mattoncini eventualmente che predispongo all'inizio del tappetino, quindi sull'altro lato del tappetino. Porto per un attimo le mani a terra e comincio a portare, in questo caso, la caviglia, la parte anteriore della mia caviglia destra, in appoggio sulla sedia, con il piede un pochino a martello se è possibile. Quello che devo controllare qui è che le mie anche, e quindi le ossa dei fianchi, le creste iliache, siano equidistanti dal tappetino, quindi siano in linea tra di loro. Le mie mani le posso poggiare anche su due mattoncini alla prima altezza o alla seconda altezza, come siete più comodi, in maniera tale che però i polsi siano in linea con le spalle. Mi sistemo un attimo in questa posizione, cercando di rientrare anche il mento un pochettino e di creare come un'unica linea che va dal tallone della mia gamba destra, la gamba che sta in alto, alla cima della testa. Ovviamente io qui adesso sto sollevando la mia gamba perché ovviamente poggiandola mi si abbassa leggermente, quindi diciamo che la cresta iliaca, l'osso dell'anca destra si abbassa un pochino di più rispetto a quella sinistra perché lo schienale della mia sedia è un pochino troppo basso. Sarebbe stato meglio aggiungere addirittura un'ulteriore coperta. Allora, per andare in Parivritta Ardha Chandrasana, che è una posizione, come dicevo, di rotazione invertita, dovremo poi alzare il braccio sinistro verso l'alto, mantenendo le dita del piede destro che continuano a guardare la terra. Quindi ho dietro la gamba destra allungata e il braccio sinistro invece che si alza e si allunga in linea con il braccio destro. E piano piano ritorno nella posizione. Quindi la mano destra, sostanzialmente con o senza mattoncini, rimane
con il polso allineato sotto la spalla. Rivediamo bene la posizione. Porto i mattoncini alla prima altezza. Comincio a appoggiare bene le mani, ma senza portare eccessivo peso. La gran parte del peso si trova sulla gamba d'appoggio, in questo caso la gamba sinistra. Poi, inspirando, vado a portare sul braccio sinistro e guardo verso il pollice della mia mano sinistra, ma il resto del mio corpo cerco di mantenerlo allineato e ben allungato. Espirando, riporto la mano sinistra a terra, anche il piede destro, e piano piano usciamo dalla posizione, sciogliendo un pochino, perché soprattutto il gluteo e la gamba sinistra, in questo caso la mia gamba d'appoggio, possono essere state sollecitate molto. Un'altra maniera carina di provare la posizione è farlo ad una parete, quindi vi avvicinate con il vostro tappetino, volendo, ad una parete ben dritta, sistemate il tappetino perpendicolare alla vostra parete. Adesso io questa volta andrò con l'altra gamba per fare un pochettino di cambio. E la parete vi aiuta molto, perché nella parete, come vedrete, potete mantenere il piede in appoggio e quindi sentire effettivamente che il piede della gamba in alto rimane con le dita rivolte verso la terra. Ci aiutiamo sempre con due mattoncini sotto le nostre mani per partire. In questo caso porterò la mia gamba sinistra in appoggio sul muro. Se sono troppo vicina, mi sposto un pochettino, quindi trovo la mia giusta distanza. Ok. Allora, appoggiate bene il piede sinistro alla parete con le dita rivolte verso la terra. Posso togliere anche eventualmente i mattoncini, se preferite, se già vi sentite abbastanza stabili, però al limite portate un attimo solo i polpastrelli delle dita a terra per non andare troppo in basso e mantenere l'allineamento. Con la mano destra, in questo caso, posso andare anche ad inserire il pollice all'interno dell'anca destra e spingerla un pochino indietro. Se avete la fortuna di avere uno specchio, le prime volte può essere utile, perché vi potete guardare allo specchio e guardare se gli allineamenti sono corretti. Oppure un altro tips utile, oggi che tutti abbiamo i telefonini, riprendersi e poi rivedersi può essere molto utile per capire l'allineamento delle proprie anche e se la gamba dietro effettivamente è alla giusta altezza. Un altro escamotage per capire se è alla giusta altezza è quando io guardo verso il muro, devo vedere le dita del mio piede, quindi non devo vedere ginocchia, cosce, ma semplicemente le dita del mio piede. Ok, a questo punto vado in rotazione, quindi la mano sinistra rimane a terra con il polso in linea con la spalla, eventualmente posso salire sui polpastrelli per avere un pochino più di altezza e spazio per ruotare e portare il mio braccio destro verso l'alto e guardare verso la punta del mio pollice destro. Quindi la gamba sinistra rimane ben allungata, le dita del piede sinistro guardano la terra e le mie braccia si sistemano su un'unica linea. Respiro qui. E poi piano piano, espirando, riporto la mano destra a terra, piede sinistro a terra, srotolo e sciolgo la posizione. Ok. Allontaniamoci dalla parete e proviamo la posizione senza l'ausilio di alcun props, di alcun supporto, quindi senza l'ausilio della sedia né tantomeno l'ausilio del muro. Sarà ovviamente all'inizio un pochino più difficile, ma ci permetterà di capire adesso a corpo libero quali sono i corretti allineamenti. Quindi mi metto un pochino, non troppo, all'inizio del nostro tappetino, perché comunque dobbiamo poggiare almeno i polpastrelli delle dita a terra. Io vado direttamente a piegarmi in un'Ardha Uttanasana e poi vado con la gamba sinistra. Quindi primo step, sollevo la gamba sinistra, posso andare anche un pochino di più sulle dita delle mani, per mantenere, diciamo, il più possibile una linea dritta che va dal tallone della mia gamba dietro alla cima della testa. Come vedete, mantengo la mano sinistra lì dov'è, quindi polso in linea con la spalla, il resto del mio corpo è allineato, le anche, posso spingere con il pollice destro l'anca destra un pochino più indietro, posso guardare indietro e vedere che scorgo solo le dita del mio piede sinistro e poi, quando sono pronta, ho la mano sul fianco oppure piano piano, ispirando, braccio destro verso l'alto. Attenzione
all'equilibrio, massima concentrazione, massimo allungamento, creo spazio tra le scapole, sto qui magari all'inizio 3 respiri, ancora 2 e poi guardo a terra, riporto mano destra e piede sinistra a terra, ammorbidisco le gambe e srotolo la colonna. Ok, l'altra gamba, facciamo tutte e due le parti, lavoriamo sempre in maniera simmetrica anche quando stiamo semplicemente studiando e provando una posizione. Quindi nuovamente io preferisco qui andare subito a piegarmi in avanti in Ardottanasana, portare i polpastrelli delle dita a terra, ok, e questa volta la gamba che andrà su sarà la gamba destra, quindi mi allineo bene. Ripeto, se avete uno specchio lateralmente soprattutto vi può aiutare, ma siccome al tempo stesso vi può anche distrarre, io sono più per magari riprendervi con il telefono e guardarvi in un secondo momento e cercare di impegnarvi al massimo e di mantenere la concentrazione. Anche perché in posizione di equilibrio lo sguardo, il nostro drishti è fondamentale, quindi se comincio a distrarmi per guardarmi ad uno specchio potrei perdere invece l'equilibrio. Quindi mi sistemo bene, con il pollice della mano sinistra spingo l'anca sinistra indietro, allungo bene la gamba destra, spingo il tallone verso la parete dietro di me, la cima della testa verso la parete di fronte a me e poi piano piano inspirando, mantenendo il più possibile le gambe come le avevo sistemate, allungandole bene entrambe, vado a portare il braccio sinistro verso l'alto e sto lì. Utilizzare un mattoncino sotto la mano destra in questo caso può essere utilissimo, quindi non sdegnate l'aiuto di un supporto, perché vi fa guadagnare più spazio tra le vostre scapole, tra le vostre braccia. Sto qui 3 respiri. E poi, piano piano, ispirando, lascio andare, srotolo e sciolgo un pochino le mie gambe. Bene, questo è tutto per Parivritta Ardha Chandrasana, o meglio, le varie versioni propedeutiche che potete provare a casa per capire, per sentire bene gli allineamenti nella postura. Su questo video ti lascerò correlato un link che ti porterà sul mio sito, dove troverai un post in cui vado a elencarti anche tutti gli effetti benefici di questa posizione, perché effettivamente bisogna allineare il corpo in questa maniera e quali appunto sono i benefici che traiamo dal portare il nostro corpo in questa specifica forma. Più in là, se vorrai, posso crearti anche un piccolo vinyasa, quindi una pratica un pochino dinamica, dove introdurre Ardha Chandrasana, Parivritta Ardha Chandrasana, e quindi vedere anche come ci si entra durante una pratica yoga, quando appunto la mettiamo in mezzo ad altre posizioni, in mezzo ad altri asana. Quindi se ti può far piacere, ti può interessare, farmelo sapere, magari lasciando un commento qui sotto, così provvederò subito a farti questo piccolo flow, questo piccolo vinyasa. Nel mentre, sai, qualsiasi altra domanda, questione, dubbio, non esitare sempre a farmelo sapere qui sotto nei commenti e vi chiedo non solo di aiutarmi con like, commenti, condivisioni sui vostri social di questo video, ma anche se possibile con un piccolo aiuto monetario attraverso il conto PayPal di Ciao Yoga, di cui troverai il link attivo qui sotto nell'info box. Se non vuoi usare PayPal perché non sai come funziona o non ti fidi, non esitare invece a scrivermi un'email, ti lascio il mio indirizzo personale e ti fornirò altri metodi alternativi di pagamento. Non occorre donare tantissimo, ma un piccolo aiuto può essere veramente fondamentale. Sono arrivate nel tempo diverse donazioni che mi stanno proprio permettendo di portare avanti il mio canale, non solo perché mi permettono di acquistare dei mezzi tecnici che utilizzo per i miei video, ma anche dei supporti di studio. Tutto quello che condivido con voi ha uno studio dietro e grazie alle vostre donazioni posso acquistare libri, posso approfondire, quindi è veramente una donazione che in realtà fate a Ciao Yoga, ma che poi riporto a voi appunto attraverso questi video e questi contenuti che condivido. Bene, ci vediamo al mio prossimo video, grazie ancora per avermi seguito, namaste!